farà miracoli per sopravvivere. Non mi riesco, no, no, mi veda lì, che se non vado in estati, manca la pace. Oh, ma venite giù le mani, ma manco questo terremoto da una carmella. Ma smosso il sinto, ma smosso. Allora il sinto, devo dare sicurezza, però un semica paralitico sta. Ma che stai scherzando? E ci vuole coerenza, ci vuole. Io so 30 anni che non mi alzo. Sta attento, Giusuè! L'hai imbroccata, eh? Devo fare qualcosa pure io, no? Qui Teleuropa Canale Lazio, ci troviamo davanti al più incredibile caso di terremoto di questa nostra Italia tanto terremotata. La scossa ha colpito un unico palazzo alla periferia di Roma. La Croce Rossa ha allestito una tendopoli, ove da 6 giorni gli inquilini hanno trovato riparo. Molto si discute circa l'opportunità di lasciare la tendopoli da parte dei terremotati. In comune è requisito gli alberghi, senza categoria, senza bagno. Mi sarebbe benissimo, parola di giunta. Tre forze gratis a cura della Croce Rossa Italiana. Io personalmente provocherò un necessario chiarimento e cercherò i fondi per le riparazioni. Può darsi pure che riavrete la casa. Aiuta! Chi è che ha detto che ci si può abitare in questo palazzo? Buffone! 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 Dai, gli dammi quel pallone che gli attiro un po'! Se le faccio io! Go! Go! Vieni qui! Aiuto! Aiuto! Basta, ferma! Fermali, cosa fate? Calma! Cairo, bene, va a finire così un altro, voi vi ammazzate! Però finisce qui! Giosuè! Cairo, mi ha rotto il Raiban! Guarda se ci puoi fare qualcosa! A me come mi sta sulle palle quello? Manco fosse Gesù! Ti piace? Forza. Sono meglio di prima. C'ha una luce bellissima. Ti manderò il conto. Giosuè, aspetta, Giosuè. Ai. Giosuè, a me mi hanno fregato il motorino. L'avrei smarrito, vedi, non tutti i motorini sono uguali. Ci sono quelli che stanno in gruppo e quelli che si smarriscono. Il tuo di che colore era? È nero. È nero, appunto, sì, sono sempre quelli che si smarriscono sempre. Sì, è normale. Ti ricordi la storia della pecora bianca, la pecora nera? No. A me sette il motorino e me l'ha fregato Barabba. Barabba? Ah. La faccia! Sto Giosuè è meglio di Mandrake! Ho fatto record! Ora voglio vedere che più valiente affari di più! Ora, e voglio provare io! Stacci attento, che poi piangi! No, no, stavolta no! Continua con le cose. Sveglia, giudoca, te mi hai cacciato fuori dal palazzo l'intero presepe. Come lo facciamo sto pesce, la griglia? Fuoco lento, poi tac, andiamo via di masticanza. Come fuoco lento, con la fame che abbiamo? Cosa c'è?
Il pesce c'ha bisogno dei suoi tempi carismatici, per tutta... Ma che tempi? Ci penso io, batto io il tempo. Guarda, qua, guarda. Temiranti troppo. Stai troppo. Come fai a fare queste cose qua? Guarda come si fa. Appropinquatevi. Oh, allora come non capisco. Ve ridò la casa e i restauri? Ma le strutture sono ancora ben salde. Fratelli, amici, compagni, io vi chiamo ad una grande impresa collettiva, ad un forte impegno comune, la ricostruzione. Bravo, bravo. Sta zitto tu. Io non sono mai stato insensibile... Al grido di dolore? No, alle zaffate dei broccoli che arrivavano dalle vostre tende. Allora, che dobbiamo fare? Rinchiodo? Tutti a casa! Forza! Tutti a casa, rientriamo!